Oh, la strategia per battere questo Dragalisk Furia è stata piuttosto congegnata in un nanosecondo. Ho detto, se lo avveleno è fatta perché perderà gradualmente sempre più PS e revitalizzando e pozionando gli altri dovrei farcela. E inizialmente avevo in testa l'idea di usare anche un sacco di elisir che si comprano dal negoziante che si trova alla base del Monte Zodiaco, è proprio dentro, quindi volendo potete anche acquistare roba, però non ce n'è stato bisogno. Quando ho capito che avvelenandolo e usando solo revitalizzanti, ormai già avevo salvato la partita, ero dentro, ok, fa nulla. Quindi ho deciso di fare così. Lo vedete anche dalle immagini: revitalizzante, pozione, revitalizzante, pozione, revitalizzante, pozione. Ho attaccato pochissime volte e tutte quante con il mio amato Tianlong. Quindi alla fine è andata così. Tranquillamente, basta stallarla dopo che l'hai intossicato, letteralmente. Ed è fatta, devi resistere e via. Tra le altre cose, Divora Stella e Giudizio Divino. Giudizio Divino ci mette un paio di turni ad agire. Se non di più, una volta ce ne ha messi 4, è un po' a capire perché. Però oh, funziona. Stallandola si può vincere. E ora direi di passare al resto del video. Non è per dire niente, però sto diventando bravino, eh? Dai, diciamocelo. Alla fine la lotta è solo uno stall è stata. Bastava usare tossina e tanti cari saluti a Dragalisk forma caos, o come si chiamerà. Basta, per favore. Tossina, fai il tuo lavoro. È andata. Alla fine, insomma, con solo un tentativo, dai, sto diventando un pochino più bravo. Ah, certo, anche Baccapitaia, che però non si è attivata, nonostante tutto. La Furia Ball si sta illuminando. Ok, quindi catturo la furia? Cioè, questa è la furia caos, definitiva. Anche la theme song iniziale. Dai, fagliela vedere! Ancora una volta gli esseri viventi trovano il modo per evitare le calamità. È quello che ci contraddistingue dagli altri esseri viventi. Questo non erano i piani, ma non vedo alternativa. Ancora, c'è altro? Ah, forse ci riporta. Finisce! Finisce il quarto DLC. C'è il quinto che dovrebbe uscire a breve? Penso ottobre, novembre. A meno che non vogliano farlo uscire proprio il 20 dicembre, che dovrebbe essere il giorno in cui è uscito il gioco. Sarebbe una bella cosa, però spero di no perché lo vorrei giocare il prima possibile ora. Anche se ho altre cose da fare ancora qui su questo DLC numero 4. Tra le altre cose, Beehive Studios ora sta lavorando al progetto Animon. Spero che non facciano problemi. Perché Animon era il nome beta dell'evoluzione di Ditto. Speriamo vada tutto bene. Caos Omnia Impera completato. Bene. È come se non fosse mai accaduto, vero? Già, ti pareva? Ah, va bene. Let's go. Attenzione. Bonding. Buongiorno, tesoro. Insomma. La mia ragazza e mia madre che parlano. Alice è venuta a trovarti, ma dormivi come un sasso. Poteva anche aspettare in camera. Ciao Link, come va? Ma guarda, un sogno strano ho fatto, eh. Ah, non era un sogno, quindi era canonico. No, perché c'è successa quella cosa lì. Dice Vacuum: non ho altra scelta se non. E finisce tutto. Però a quanto pare ce l'ho fatta. Forse non è proprio andata così. Nei ricordi delle persone, però diciamo che ho scacciato l'invasore generico. È stata dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ce l'ho fatta veramente, comunque. Come faceva quel motto? Per aspera ad astra! Attraverso le tribolazioni, il paradiso. Bene. Ah, quindi canonicamente il pass è concluso. Però volendo io dovrei fare delle sfide, se non sbaglio. Dov'era? Al circo? Torneo pollo, ecco sì, è il torneo pollo. Allora, niente, dato che ho salvato sto tranquillo, quindi basta che lo rifaccio
la prossima volta. Allora, nel prossimo video, torneo Apollo, e vedrò insomma il da farsi, se non sarà troppo difficile, spero di no. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili, e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.